Buon pomeriggio da Piazza Affari. L'annuncio delle dimissioni di Boris Johnson non scuote le borse, che restano ben intonate. Sale invece la sterlina, ma ci aggiorna su tutto Federico Simonelli. Sì, effetto immediato dell'annuncio di Johnson è proprio l'aumento netto della sterlina, cresciuta fino a 1,20 sul dollaro questa mattina, per poi ora ritracciare a 1,197, in aumento anche sulla moneta unica, che ora vale 85,2 pence. Le dimissioni di Johnson non abbattono la borsa di Londra, che prosegue in linea con i guadagni della mattinata. In un quadro di borse europee tutte positive, Milano guadagna oltre il 2%, 2,23 in questo momento, una delle 10 migliori sedute dell'anno. In luce tutti i titoli del comparto bancario, industriale, Saipem sempre alle prese con l'aumento di capitale, fa più 12%, ha girato in negativo invece TIM, che nel piano industriale ha dato dettagli sulla separazione degli asset infrastrutturali, quindi la rete fissa dai servizi. Linea a te. Bene, torneremo a parlare di borse tra poco, ora invece puntiamo i riflettori sulla pubblicità, uno dei settori che sembra resistere nonostante il momento difficile, ma nel futuro già si intravede qualche nube. Partiamo dal nostro servizio. Nonostante la pandemia, la guerra, il rincaro dell'energia e le prospettive di recessione, il mercato della pubblicità tiene duro. Nei primi quattro mesi dell'anno gli investimenti sono cresciuti del 2,3%. Le stime diffuse dall'UPA, l'associazione di riferimento, sono di chiudere il 2022 con una lieve flessione rispetto all'anno scorso, meno 1%, e un fatturato di poco più di 8 miliardi di euro. A preoccupare il costante aumento dell'inflazione, prevista sopra il 10% a fine anno. L'associazione lancia una proposta al governo chiedendo un bonus fiscale per gli investimenti pubblicitari e l'azzeramento dell'IVA su 200 prodotti di prima necessità per tutto il 2023. I settori più penalizzati sono auto e alimentare, tengono turismo, grande distribuzione e il mondo digitale. Tra i mezzi sostanzialmente stabili, televisione e editoria, soprattutto digitale, in recupero la radio. E noi ora ci colleghiamo con Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente di UPA. Benvenuto, presidente. Grazie, un saluto con tutti gli ascoltatori. Senta, i numeri della pubblicità tengono, dunque si continua a investire nonostante un momento così difficile? Per il momento sì, il sistema sta reggendo, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e nonostante l'aumento del costo dell'energia, che è fuori controllo. Quindi per l'anno prevediamo un meno 1%, che sostanzialmente è un segnale di stabilità. L'anno prossimo sarà più problematico. Ecco, più problematico perché voi avete fatto delle previsioni già alla fine di quest'anno con un'inflazione che supererebbe il 10%. Per questo avete chiesto al governo, avete presentato due proposte. Una riguarda l'azzeramento dell'IVA su 200 beni di prima necessità per tutto l'anno prossimo. L'altra sono dei bonus per gli investimenti pubblicitari. Secondo voi c'è lo spazio per questi interventi? Ma noi riteniamo che ci sia, se vogliamo evitare la recessione dei consumi, perché quando l'anno prossimo i prezzi, diciamo, delle materie prime e dell'energia si ribalteranno decisamente sui consumi, rischiamo appunto una frenata. Per cui, per incentivare i consumi, soprattutto quelli delle fasce più deboli, abbiamo proposto di azzerare l'IVA su 200 beni di prima necessità, che sono dai prodotti per l'infanzia, agli alimentari di base, ai prodotti per la casa o per la persona, in maniera da tamponare il probabile calo dei consumi. In parallelo a questo è anche importante sostenere i mezzi di comunicazione, che in questo momento stanno facendo informazione, e noi riteniamo che l'informazione, la qualità dell'informazione, non sia mai stata importante come in questo momento di grande incertezza, e quindi per sostenere tutto il sistema chiediamo un bonus sugli investimenti pubblicitari. Senta, la pubblicità, gli investimenti pubblicitari salgono un po' su tutti i mezzi che conosciamo, televisione, carta stampata, forse più sul digitale, anche la radio. Ecco, questo significa che noi sui nostri telefonini continueremo ad avere un sacco di spot ogni volta che apriamo un'app? Guardi, questo è, al di là degli spot che appaiono sui telefonini, noi stiamo subendo una piaga, che è quella delle telefonate
promozionali che noi non riusciamo a mettere sotto controllo. Non sono nostri associati, molto spesso vengono dall'estero, però stiamo agendo in tutte le sedi per bloccare questo fenomeno veramente disturbante. Anche la correlazione tra quello che noi facciamo navigando su internet e l'apparire di messaggi pubblicitari deve essere regolamentata, e noi siamo molto molto decisi in questa direzione. Tenga però conto che stiamo parlando di una fetta degli investimenti pubblicitari ancora minoritaria. Grazie. Perché il grosso della pubblicità va ancora in televisione in Italia, poi naturalmente sulla radio, sulla stampa. Grazie al presidente Sassoli De Bianchi per essere stato con noi. Ora ci colleghiamo ancora con le borse per vedere gas ed euro come stanno procedendo. Federico. Sì, gas ancora a livelli molto alti questa mattina, siamo a 185 euro megawattora in attesa di uno stop lunedì ai flussi dal gasdotto Nord Stream, ufficialmente per manutenzione. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto stamattina che potremmo doverci preparare a uno stop del gas russo. Ed euro invece vicino ai valori minimi da 20 anni sul dollaro, siamo a 1,01,94, mentre lo spread italiano infine resta indicativamente stabile, ma con rendimenti del nostro titolo decennale in rialzo. Linea a te. Grazie, allora ci colleghiamo ora con Antonio Cesarano Intermonte. Bentornato Cesarano. Buon pomeriggio a voi telespettatori. Questo gas sempre più alto, anche il petrolio che stava scendendo ora sta tornando a rialzarsi. Cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, qui è un po' la roulette con Putin. Avremo questi 10 giorni di stop di manutenzione dall'11 luglio al 21 luglio. Saremo col fiato sospeso se il 22 luglio verranno riattivati o meno il gasdotto. La Germania sta cercando di togliere tutti i pretesti affinché Putin possa addurre motivazioni per non riaprirlo, dandogli anche le turbine che lui reclamava per poterlo andare a riaprire. Però ci sono fondati motivi, lo si vede anche dalle reazioni della von der Leyen e anche della Germania, per ipotizzare che dopo il 21 luglio la Russia azzeri i flussi. Senta, in tutto questo quadro l'euro continua a indebolirsi contro il franco, contro il dollaro e ora anche contro la sterlina? Eh sì, in questo caso pesa molto il tema del gas, dal momento che un'Europa senza il gas russo, Germania in primis, potrebbe entrare in recessione in maniera più rapida e soprattutto più profonda nel corso di quest'inverno, e questo significherebbe avere un differenziale di crescita molto forte a svantaggio dell'area euro rispetto agli Stati Uniti, che invece questo problema non ce l'hanno, hanno gas in abbondanza. Benissimo, grazie ad Antonio Cesarano di Intermonte per essere stato con noi. Piazza Affari torna domani pomeriggio, sempre poco prima delle 15. Buon pomeriggio.